anche a noi come genitori interessa lavorare nella scuola e con la scuola. Ci piace sottolineare questo fatto. Per dare una diagnosi di disturbo dell'apprendimento, quindi un DSA, ci devono essere tre condizioni. La prima è che ci sia un'assenza di deficit neurologici, l'altra è che non ci siano deficit sensoriali e un'altra cosa che a noi interessa sottolineare è che ci sia un livello cognitivo nella norma. Spesso avviene invece che i DSA hanno anche un livello cognitivo superiore alla norma, mentre nella realtà molti ragazzi si sentono inadeguati e stupidi. Noi vogliamo fare in modo che questo messaggio passi anche dai genitori. Non avete dei bambini stupidi, avete dei bambini almeno intelligenti nella norma e spesso di più. Abbiamo poi degli esempi nel quotidiano di personaggi molto famosi che avevano un DSA, come Steve Jobs oppure John Lennon oppure l'attuale cantante Mika. Quindi genitori, avete dei ragazzini speciali.